Anche oggi non ho dormito un cavolo. Ok, mi sento un mostro in gola. Oh mio Dio, ho il mal di gola. Buon Natale a tutti. Vabbè, sta canzone ve la ricordate? Il gusto di qualcosa di diverso. Giusto, stare insieme a tempo perso. Non amarmi e mi accorgo quanto è vera una bugia. Se mio amore non posso non amarmi, ma non mandarmi via. Non amarmi, tanto il mondo non si cambia. Siamo tutti sono vecchi. No, l'ansia questa canzone. Ragazze, buongiorno e benvenute in questo nuovo vlog. Vlogmas. Allora, ragazze, sì, ok, ho sbagliato strada. Devo andare a fare la spesa oggi perché praticamente il primo pensiero della giornata è il cibo. E praticamente io non ho più un cavolo perché mangio troppo e perché finisce sempre troppo tutto, spesso, cavolo sto dicendo, volevo dire che finisce sempre tutto in fretta, lo so, io compro sempre un sacco di roba ma finisce sempre tutto e quindi devo fare la spesa perché ho il frigo vuoto, ho casa vuota, non ho un cavolo e devo mangiare, è brutto quando devi fare la spesa e devi andare a fare la spesa e non hai nulla a casa. Invece a me piace quando c'ho il frigo pieno, c'ho l'acqua, c'ho le robe, c'ho le riserve, c'ho il cibo. Aspettate che mi ammazzo. E quindi spesa time. Voi come state? Come vi butta? Come vanno i preparativi per Natale, regali? Ah, l'ansia come va? Come va l'ansia? Come vanno questi preparativi di ansia? Babbo Natale, non venire perché non ti faccio trasi. Io ho detto tutto, mi faccio anche un sorso d'acqua perché ci vuole. Io vivo di acqua e cammino sempre con l'acqua. E non è una pubblicità all'acqua Vita Snella perché la compro io e spendo un sacco di soldi di acqua. Anzi, Vita Snella, se mi vuoi mandare qualche cassa di acqua a casa, io l'accetto volentieri e perché io la amo quest'acqua, quindi sarei felice di sponsorizzarla, lo dico proprio sinceramente. Non c'è cosa più bella di mostrare le cose che ti piacciono e se ti sponsorizzano pure, yeah, weppa, ma vado ragazze, veamo le canzoni di Natale, voglio sentire canzoni di Natale, Jingle Bell, gli alberi, ah. Jingle Bell. Allora, sei venuta qua per fare la spesa, comprare cibo, non comprare vestiti, non entrare nei negozi di vestiti, non entrare, non guardare le vetrine, questo è il mio coinvolgimento. Comunque sto vloggando con il cellulare, come potete vedere, perché solita sfiga, oh, oh, oddio, sto vedendo, ci ho passata davanti alla vetrina, ho visto delle cose bellissime, ma non mi fermerò. Bellissimo quest'albero, troppo bello, belle anche quelle luci, bello, ma davvero sta arrivando il Natale, siamo sicuri? Ditemi di no, sto prendendo il carrello, yeah. Sì, sono vestita così, scappata di casa. L'unica cosa bella del Natale, eccola qua, il panettone. Aspettate che prendo i miei 8 kg di yogurt, un attimo, adesso me li volo svuoto, me li prendo tutti. Ho una scommessa, secondo voi cadrà questa piramide di burro? Vediamo. Che
pesce è il mio amato, il salmone. Io prima sempre questo qua, la coda di salmone. Scegliamo il cioccolato. 70% ore 1, 80-85%, tutti 70, cavolo. Mio papi, che stai facendo? Che stai pizzetto? Sto alzando le scale. Bello, wow, bello, sembra fatta proprio così. Sì. Ma perché c'è gli occhiali da sole in casa? La domanda nasce spontanea. Questo è il sole fuori. Il sole fuori, non c'ha fatto. Non ho avuto il tempo. Il tempo è togli. Beh, guarda, sembra proprio così. Bellissimo. Praticamente mi ha alzato un po' la scrivania perché con la sedia andavo bassa. E quindi me l'ha alzata un poco. Guarda, è proprio bello. Io li voglio rifare. Perché? Okay. Perché li voglio fare in questa misura qua. Più larghi, andiamo, pretendi troppo. No, no, io le tengo, le faccio con calma. Mi si troppo mostro, io 5, va chi? Si meglio. Ragazzi, vedi l'attesa. Non esiste, non esistono uomini come Paghito, lui è unico e inimitabile. Beata mia mamma. Ma una volta è poi annettata forma. Annettata forma, gli hanno la via, non l'hanno buttato. Beata mia mamma che se l'ha sposato. Pochi piatti da fare, eh? Ma proprio pochi. Messa in Mary Poppins. Grazie, per pranzo sto facendo i broccoli che sono buonissimi, fanno benissimo, e solo che sono una palla, c'è un sacco di tempo per farsi e io ho fame, uffa. Comunque tutto pulito e non vedo l'ora di mangiare. Un po' di paprika forte nel pollo. Aggiunti i broccoli al pollo e infine aggiungo la pasta integrale, orecchiette. Voilà, pronto! E poiché non c'è un piatto così grande, io mangerò direttamente dalla padella perché devo mangiare tutto questo. Questa è tutta la mia porzione. Pasta, pollo e broccoli. Yeah! Un bel cucchiaione. Praticamente mi è sistemata la scrivania, me l'ho usata. Adesso sto comodissima. Molettina nei capelli, copertina sulle gambe, bellissimo. La stufetta davanti a me, un po' di caffettino perché devo lavorare. Bellina sta tazzina, c'è scritto espresso, troppo carina. Ragazzi, però dovete ammettere che lo smalto natalizio ce l'ho, dai, non sono poi tanto Grinch, in fondo amo il Natale, non è vero proprio, c'ho tipo l'orticaria. Albero di Natale io non lo farò, zero, a meno che qualcuno non viene a casa mia a farlo, a mia insaputa di nascosto, io non lo farò, non me lo dovete neanche dire, perché io non lo voglio fare. Ecco, questo è quanto. Devo lavorare, ragazzi, devo montare un video. Sto cercando di fare un video al giorno, così mi distraggo pure. Lavoro, lavoro, lavoro e non penso a Natale. Yeah! Praticamente il fatto della videocamera, sto vloggando con il cellulare, come avete potuto vedere, perché praticamente la mia sfiga suprema, ovviamente ho rotto un'altra fotocamera. Infatti se mi seguite su Instagram Story e Snapchat, qualche giorno fa avevo pubblicato gli snap, gli Instagram Story della fotocamera mia che si era rotta. Ho rotto l'ennesima fotocamera, evviva, dopo 4 mesi di vita ho battuto tutti i record. Very happy. Qualcuno mi può spiegare perché io sono così una merda? Perché faccio queste cose? Perché rompo tutto? Perché la mia vita è un disagio? E come sapete, già quell'altra fotocamera, perché io ne avevo, vabbè, ne ho tantissime, però comunque ne avevo due in particolare. Una che è quella che uso per fare i video, diciamo quando sto ferma, insomma i video così, ricette eccetera. E invece poi c'avevo, e quella si ruppe l'obiettivo, vi ricordate, cadde, si ruppe l'obiettivo, ho comprato l'obiettivo 600 euro. Poi adesso si è rotta invece la fotocamera, quella che usavo per i vlog,
la Canon praticamente si è rotta. E praticamente quella ce l'ho tipo da 4 mesi, l'avevo pagata intorno ai 600 euro, quindi ho preso tipo 600 euro e l'ho buttata nel gabinetto, sommate a quegli altri 500 euro dell'obiettivo, tipo 1100 euro così li ho buttati, come se nulla fosse, perché io distruggo le cose, mi cadono le cose da mano. Comunque sono cadute tutte e due videocamere da sopra il cavalletto, vi dico, quando l'ho detto a mio padre mi voleva uccidere. E quindi niente, alla fine mo sto senza fotocamera, proprio nel periodo dei vlog, a stratalizio senza fotocamera, l'abbiamo portata alla Canon, mio padre l'ha portata alla Canon e loro gli hanno detto che probabilmente ci vorranno intorno sotto i 200 euro per aggiustarla, quindi non so se mi conviene aggiustarla, perché comunque è vero che è nuova, cioè c'ha 4 mesi di vita, l'ho pagata 600 euro, però tipo 200 euro non lo so se ne vale la pena. E comunque nel frattempo che prendessi una decisione, me ne sono già comprata un'altra, ho fatto l'ordine proprio stamattina su Amazon e mi sono comprata un'altra fotocamera di euro 1100, perché non badiamo a spese, io spendo molti soldi invece di come si chiamano, Chanel, le borse Chanel, Gucci. Io no, compro fotocamere e videocamere per i miei video. No, mi piace molto essere a passo con la tecnologia e comunque sono strumenti che servono per il mio lavoro, no? E quindi nel frattempo me ne sono già comprata un'altra e che devo fare? È la destino, quindi ho buttato tanti soldini, però questa qua non lo so, secondo me conviene farla aggiustare, magari poi ce l'ho di riserva oppure la darò a mia sorella, perché anche lei adesso si sta dilettando con i vlog, quindi sicuramente cercherò di recuperarla. Non vedo l'ora che mi arrivi la nuova fotocamera di, e spero, Dio ti prego, proteggimi tu, rendi le mie mani più consistenti e meno ricotta, così non si romperà la fotocamera. La sfiga, io devo dire la verità, voi mi vedete sorridere, ma io ci sono rimasta proprio male per questa ennesima rottura, cioè sono veramente disperata, perché me la prendo con me stessa e veramente disperata per la fine di questa nuova fotocamera, veramente riposi in pace. E non lo so, perché poi nell'ultimo periodo mi stanno succedendo un sacco di sfighe, di cose, la mia vita sta cambiando e stanno succedendo un sacco di cose, molte di queste brutte, quindi rotture di videocamere, ma rotture in tutti i sensi, e quindi ci sta che magari uno ha un umore un po' sottoterra, quindi mi potete capire se insomma non ho proprio un grandissimo spirito natalizio. Ma vabbè, comunque non mi lamento, anche nella vita di tutti i giorni non mi lamento, perché cerco sempre di essere sorridente e felice, di prendere tutto positivamente, perché comunque sono altri problemi, dai, non ci possiamo lamentare. Puntino con prosciutto crudo e noci, poi tisanina e frutti rossi, così prosciutto, noce. Solo quando mi sei vicino, coscienza la mastra, ecco una doccia di sangue freddo. Mi sei perso che non trovo più me stesso. A pensare alle cose che ho perso, a pensare che fosse diverso. A parte Pupi, che vuole sempre giocare e mi consola sempre. Comunque sto proprio in fissa con questa canzone, con la nuova canzone di J-Ax e Fedez. Bellissima, proprio sembrava scritta apposta per me, veramente, soprattutto quando dice sono talmente perso, non trovo più me stesso, tutte quelle cose là. Quindi niente ragazzi, direi di salutarvi perché è ora di andare a dormire. E niente, vi mando un bacio grande, spero che questo videovlog vi sia piaciuto e mi raccomando lasciate un like se vi è piaciuto questo vlog, se vi piacciono i vlog delle mie giornate, stare in mia compagnia, insomma. Io vi ringrazio tanto per... Ti sta un po' zitta? Io vi ringrazio tanto per tutto l'affetto che mi fate sentire sempre con i vostri commenti, perché apprezzate i miei video, anche quello che ho caricato, dei trucchetti che ho fatto insegnando a fare video, perché è la cosa che veramente mi dà più sollievo in assoluto e mi piace di più fare, quindi spero di ricevere sempre il vostro supporto e che vi piacciono sempre i miei video. Io continuo a sentire questa canzone altre 10 miliardi di volte, sì.
finiscono tutte così le mie serate.